Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della Terra di Mezzo, l'ombra della guerra. Allora gente, nella scorsa puntata ne abbiamo viste due abbastanza grossi di eventi, perché abbiamo sottomesso cinicamente e crudelmente Bruce, probabilmente terminando la storyline di Bruce e di Ratbag, e abbiamo fatto un altro passo nella storyline di Eltariel e la lotta agli spettri, però non abbiamo finito, cosa che infatti sospettavo. Sembra che ci sia un'altra missione, altro... Aspetta, no, come? Aspetta un attimo. E dove cavolo è? Abbiamo conquistato i fan... Ah! Molto interessante. Viaggio rapido qui. Mordo. Allora è tempo di portare la guerra a Barad-dûr e da Sauron. Scusa un secondo, Guarda dove cavolo sono arrivato. Ma non è sulle mura, è molto più giù. Ma dove diavolo? A sto punto l'Ithildin magari... l'ho proprio a due passi. Però forse no. Vabbè. Eccoci qua. Signore, io non muoio mai. Io torno a servire. Sempre. Ah sì, quello che era morto. Che bella storia. Beh, mi fa molto piacere, amico mio. Oh oh. Ok. Aspetta, attenzione, stai per intraprendere la battaglia finale per il dominio su Mordor. Il lucente signore e il mondo cambieranno irrimediabilmente. Prima di iniziare la missione, assicurati di aver esplorato le missioni storie di Eltariel, Bruce, Carnan, Idril e Baranor. Credo proprio di sì. Credo proprio di sì. Mi pare di aver fatto tutto. Missioni non ce ne sono, no? Tutto completato, completato. Disponibile a Gorgoroth. La foresta infio... Aspetta. Come? Come sarebbe a dire? Davvero? Ma stai scherzando? Ogni giorno il potere di Zog cresce. Ma avevo controllato prima. Nurnen, qua. Avevo controllato. Ma che cosa strana. Va bene, ragazzi, allora, probabilmente ci stiamo per avviare alla fine del gioco, giusto? Quindi, finiamo tutto quanto. Finiamo tutto quanto, le missioni principali e anche una bella spolveratina di missioni secondarie, se sono cose che valgono la pena, d'accordo? Poi andiamo là e concludiamo la nostra avventura. In effetti un po' mi chiedevo quando sarebbe finita, perché abbiamo superato la 50ª puntata, cavolo. Allora, eccoci qua. Eccoci qua. Sì, c'è, davvero. Ma sulla mappa non appariva. Che diamine. In effetti la scheda missioni non l'ho usata praticamente mai. Forse avrei dovuto. Ups. Sì, senz'altro, tranquillo. Addentriamoci nella foresta. Non serve fare molto altro. Vai. La foresta è in fiamme. Carnan sarà pure sopravvissuto. Ah, ok, protegge la foresta di Carnan. Non ho idea di che cosa sia, di che cosa si tratti. Dobbiamo distruggere i totem. Purifica i totem del negromante. Allora, quali sono i più vicini? Sicuramente quello. Cos'è un...
Ma è morto. Ma dannazione, è morto. Vabbè. Non fa niente. Cercate il grande albero! Si nasconde in Bella Vista! Ops. Ah, è vero, questi non li... Au. Vai giù. Vai, purifica. Benissimo, uno è andato. Il prossimo è a 440 piedi, eh. Chiamiamo il Cargor, va. Sempre il dubbio se valga la pena usarlo veramente, però in realtà, anche se non lo dovessi usare, insomma, va bene anche fare così. Ok. Oh, il Cargor mi sta aiutando, ottimo. Proprio quello che speravo di vedere. Benissimo, vai, purifica. Molto bene. Bene. Piglia, piglia. Perfetto. Il più vicino adesso è... Ehi, vieni qua. Bello di casa. Seguimi pure tu. No, non mi segue? Vabbè. Bruciare tutto è maledetto. E il fuoco è l'unica cosa che può curarlo. Vai, purifica. Benissimo. Un altro è andato. Vai con l'ultimo totem. Vai con amore. Guarda che figata. Purifica. Benissimo. L'aria è contaminata, divorata dalle fiamme. Dobbiamo tornare da Karnak, ora. Vai. La foresta di Karnak è morte. Noi lottiamo per la vita. Dal nulla! Renditi!
Au. Au. Perfetto. La carne nutrirà la foresta. Carne per albero e comata. Seguiamolo. Adesso chi verrà a salvarti, demone? Uno. E due. E mancano quei due. Perfetto. Vieni, vieni, immortale. Dove devo? Ah, ok. Qui. Ogni cosa è stata bruciata, soffocata. Ora la foresta è al sicuro. Non faranno più ritorno. Zog è posseduto da una fame furiosa e insaziabile. Il patto non è ancora concluso. Lui risveglierà Thargoroth. Thargoroth è morto, lo hai ucciso tu. Poggia l'orecchio a terra e ascolta. I fratelli della corruzione sono ancora molto vigili. Il fuoco sorgerà di nuovo dal ghiaccio. Se Zog lo risveglia, il Balrog sarà alla sua mercé. E lui potrà usarne il potere. Non possiamo permetterlo. Sempre scenari meravigliosi, eh? Verrai anche tu con noi. Il lungo inverno sta chiamando il mio nome. Ma come? Alle foreste di Karnan serve quiete e riposo. O Karnan resta qui, o tutto sarà cenere. Il cerchio non può essere spezzato. Andate ora. E basta? Ma è scomparso o ha solo perso quella forma? Ok, messa in fiamme, missione compiuta, punto abilità ottenuto di nuovo. Va bene. Livello 40. Abbiamo raggiunto un livello ragguardevole, devo dire, eh? Oddio, puoi convocare un Graug, è bellino, eh? Ok, questo ci piace. Ah, missione di Karnan. Trova tutti i manufatti gondoriani, completa le missioni di Eltariel. Quindi non sono finite sicuramente. Ah, ecco, io questo cercavo, a dir la verità. Vabbè, sentite un po'. Completiamo un po' di cose a Vanvera.
Intanto lo so, ormai quello che mi interessa di più, perciò non ho motivo di continuare a fare troppi casini. Allora, qua è pieno di robina nuova, però niente di veramente interessante. Andiamo un po' alla scheda missioni, usiamola un po' in questa parte finale del gioco. Per esempio, missioni Nemesi, ombre del passato, porte di Itildin, ragnatele del destino, manufatti di Gondor e sfide. Vabbè, missioni Nemesi mi interessa molto poco. Missioni assedio, questa, ma perché 29%? Vabbè, fuoco dal ghiaccio disponibile a Seregost. Va bene. Se Zog riuscirà a evocare Targoroth, sarà inarrestabile. Quindi dobbiamo ucciderlo prima che lo evochi. Direi di sì, eh. Andiamo un pochettino a Seregost. Aspetta. Ma... ci sono delle missioni disponibili qua a Gorgoroth, vero? Sì che ci sono. Quindi prima vorrei fare questo. Perché la dominazione al posto del colpo d'ombra, quella mi interessa tantissimo, perché sono le volte che mi serve vita velocemente e faccio un colpo d'ombra verso qualcuno e la riesco a ricaricare. È totale. È veramente totale questa cosa. La cercavo anche in un'altra occasione durante la serie, ma non mi ricordavo di non averla ancora sbloccata. E quindi voglio sbloccare questa cosa e finire quindi le missioni di Eltariel. Ah, ma porca miseria! È vero! Era questa! Ma quanto stupido sono! Perdonatemi, ragazzi, dopo tutto questo tempo c'ho l'occhio che va automaticamente... Vabbè. Questo è molto vicino, in effetti. Molto bene. Viaggio rapido qui. Sì, ci serve un caricamento perché è un'altra regione completamente diversa, in effetti. Sto quasi pensando una cosa. Adesso facciamo finire il caricamento e vediamo. Sì, forse è davvero la soluzione migliore, sì. Allora, sì ragazzi, purtroppo credo che la soluzione migliore sia davvero fermarci qua con un minutino e qualcosa di anticipo, perché sennò qua la puntata dura davvero tantissimo. Va bene ragazzi, dai, noi ci vediamo domani, comunque ci stiamo avvicinando davvero, credo che sia questa e qualche altra, dopodiché le storyline sono terminate, credo che non manchi molto. Va bene ragazzi? Ok, dai, per oggi è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie, d'accordo? A presto!